Cecilia Rodriguez e i sensi di colpa, Francesco Monte non mi ha mai tradita. Grande fratello VIP, Francesco Monte non ha mai tradito Cecilia Rodriguez? Altro che tradimenti e amanti segrete, Francesco Monte non ha mai tradito Cecilia Rodriguez? A farlo sapere la stessa sorella di Belen al grande fratello VIP. L'Argentina ha così smentito, senza neppure saperlo, i gossip degli ultimi giorni nati attorno all'ex tronista di Uomini e Donne. Pettegolezzi tra l'altro demoliti dal diretto interessato a Domenica Live, dove nel salotto di Barbara D'Uso ha ammesso di essere stato fedele alla sudamericana nei 4 lunghi anni di relazione. Nelle ultime ore Cecilia è tornata a parlare di Francesco e tra le lacrime ha ammesso di essere sempre stata trattata più che bene dal pugliese. Al contrario dei suoi precedenti ragazzi, che l'hanno tradita e fatta soffrire parecchio. Cecilia Rodriguez torna a parlare di Monte, le lacrime dell'Argentina. Tutte le relazioni che ho chiuso fino a oggi, le ho chiuse perché mi avevano tradito. Lui non l'ha mai fatto per cui mi viene ancora più difficile, ha confidato Cecilia al fratello Jeremias. La Rodriguez Junior è tormentata dai sensi di colpa per quanto compiuto all'interno della casa più spiata d'Italia. Mi interessa poco quello che dicono, mi interessa di più quello che pensano Francesco e la sua famiglia. Per loro mi dispiace. So che lui non lo capirà mai, non mi perdonerà mai e mi dispiace. Lo conosco, so com'è fatto, ha aggiunto la ragazza. Che ha fatto sapere di aver sognato a lungo una vita insieme a Monte. Non a caso in 4 anni di relazione i due hanno parlato più di una volta di matrimonio e figli. Ora però quel sogno si è frantumato, Francesco ha già fatto sapere che non perdonerà l'ex fidanzata nonostante provi ancora un forte sentimento nei suoi confronti. Grande fratello VIP, Cecilia e Ignazio, storia già a capolinea? Dunque Cecilia Rodriguez è tornata a parlare di Francesco Monte, per più di qualche telespettatore la modella si è già pentita del suo comportamento. Eppure i baci con Ignazio Moser non mancano, cosa succederà ai due quando il reality show sarà finito?